Allora, innanzitutto vi ringrazio tutti, nel senso di essere venuti così numerosi a questo appuntamento, a questa festa dedicata a Chiro. Mi permetto solamente di fare una cosa, siccome che oggi è una festa proprio dedicata a Chiro. Ieri un altro pezzo da 90 della nostra storia, importante per quanto riguarda la resistenza, ma anche per la propria memoria che trasmette ancora tutti i giorni, ha compiuto 97 anni e Mario Coppetti, membro onorario. Detto questo, ieri sera noi avevamo una riunione con Chiro e anche altri. In questa riunione Chiro ha avuto un momento proprio suo, personale, di come un grido di aiuto, no? Nel senso di dire, ma io scrivo, scrivo e pochi mi leggono, e poi quando pochi mi leggono, ancora pochi poi si fermano nel riflettere, nel proseguire un lavoro che può essere interessante. Innanzitutto Chiro, oggi siamo in tanti, in tanti leggeremo il tuo libro e non possiamo fermarci solamente qua, logicamente dobbiamo farlo leggere anche a chi è più giovane e mettendo in campo anche iniziative adeguate. La cosa che mi sento di dire è che il grido che tu gli sei lanciato era come se ci chiedessi di spremerti ancora di più. Sono qui, ci sono, posso dirvi e raccontarvi e pertanto sono qua a vostra disposizione. Come CGL noi ti prendiamo, proprio punto punto quello che tu mi hai detto ieri sera, e a breve noi metteremo in campo un'iniziativa solamente con dei ragazzi giovani, è un'associazione nuova che è nata qua in CGL dove hanno chiesto ospitalità, che si chiama Controcampo, sono tutti ragazzi di quarta e quinta liceo che hanno il desiderio di incontrarti per incominciare un nuovo cammino, per conoscere e sapere in modo che la memoria rimanga impressa anche a loro. Questo è un beneficio, nel senso di dire che il tuo grido parzialmente è raccolto e cercheremo di spremerti fino all'ultimo. Per venire al libro, non è solamente un libro che parla di lotta antifascista, che parla di quanto è successo nel dopoguerra, secondo me è un libro completo per quanto riguarda, perché ci trovate dal momento della lotta dell'antifascismo, dal momento che è stato precedentemente anche molto bene spiegato anche con l'interpretazione di Fogliazza della partenza di Chiro da Cremona per Torino, ma per farvi un esempio partiamo dalla lotta antifascista e arriviamo alla globalizzazione, possiamo dire che ci sono dentro le quote latte, ci possiamo dire che c'è la progettualità della vaccino del Po per la rete fluviale. Per farvi capire di che cosa stiamo parlando, nel senso un libro completo dove addirittura c'è un interessamento per quanto riguarda il nostro territorio zootecnico, di come si potevano fare le reti fluviali e idriche per poter far sì che sempre nel campo zootecnico e anche grazie al territorio caseale il nostro territorio potesse beneficiare delle irrigazioni. Non ci trovo tanta differenza tra quello che è scritto, quello che noi oggi viviamo, e vengo sul pezzo che interessa principalmente a me come segretario della CGL, che è il lavoro. Noi troviamo parole come massimo profitto, proprietà, diminuzione dei salari, diritti, riforme, che sono ancora oggi attuali. Dicevo nella presentazione che ho fatto nel libro che 60 anni sembrano tanti, ma non è niente a confronto a un periodo di storia. E ancora oggi noi viviamo in determinate condizioni, non quelle che Chiro descrive, ma con il cambiamento che c'è stato, seppur positivo, noi abbiamo ancora condizioni in cui il profitto, il lavoro, il salario, i ritmi di lavoro sono problemi che viviamo ancora oggi in massimo, in campo generale nel nostro mondo del lavoro. Quello che mi ha colpito di più, perché prima di svolgere, di essere chiamato a guidare la CGL, ho fatto per 10 anni il segretario, anzi 8 anni il segretario della categoria dell'agroalimentare, e mi occupavo di agricoltura. E occupandomi di agricoltura, la prima cosa che si fa in CGL è si prende la macchina e si incomincia a girare le nostre cascine, perché i nostri iscritti lavorano in cascina. Pertanto ho avuto anche il piacere, pur lavorando, di vedere le nostre cascine, le nostre aree, un pezzo importante del nostro territorio. E leggendo il libro, immediatamente,
con neanche tanta fantasia, ho riempito quelle aree vuote, ho riempito quelle cascine che sono vuote. Mi è venuto in mente le prime battaglie che si sono fatte anche qua a Cremona per quanto riguarda i salariati braccianti, i primi scioperi, i primi morti, che sono descritti nel libro di Chiro con una attenzione non maniacale, ma proprio come se te la fa vivere veramente, non un pezzo di storia a sé, ma ce la dobbiamo immaginare così, perché la nostra campagna è quella. Se ci immaginiamo che oggi, 11 novembre, tanti anni fa, per le strade della campagna c'erano i carri con su donne, uomini e mobili che si muovevano intorno alla nostra campagna per cambiare abitazione e cascina, perché c'era il licenziamento che oggi verrebbe definito di massa. Sentivamo prima Giancarlo dire il numero dei licenziamenti che avvenivano. E pertanto c'è anche una descrizione di come nasce la lotta dei contadini, delle contadine, fino ad arrivare poi, per quanto riguarda anche il sindacato, la nascita della Federbracciante nel 1948, e tenete conto solamente che nel 1970 c'è l'equiparazione dei diritti dei lavoratori agricoli con i lavoratori industriali. Pertanto un libro da leggere senz'altro, perché non è assolutamente un libro che racconta solamente un pezzo di storia, ma, come dicevo prima, ha anche soprattutto messo alla fine un'attenzione e un'analisi completa di quelle che sono le problematiche di oggi, cioè, nel senso, ci sono anche dei progetti, ci sono anche dei suggerimenti, sono delle cose veramente interessanti. Infine, io pubblicamente devo ringraziare Chiro anche per un altro regalo che ci ha fatto nel 2002 alla CGIL, nel senso che Chiro ha regalato la documentazione che è, insomma, ben 12 fattori della sua vita politica e sindacale, che noi gelosamente custodiamo all'interno del nostro archivio e che sono sempre a disposizione per chi lo volesse consultare e quant'altro. Pertanto un ringraziamento per quanto lui ha fatto fino adesso, l'impegno che prendo oggi davanti a tutti e che ci spremeremo ancora di più. Pertanto il prossimo appuntamento, che è non più con una platea, come diceva il professore, di anzianotti, ma di ragazzini che ti staranno ascoltando. Grazie.